Alan in Love. Alan in Love. Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Mai. Buongiorno, Zofilacci. Pensavate che dopo Sanremo avremmo abbandonato la vecchia Muschio e Humus al suo fatale destino? Mai. Fatale destino? Pensandoci bene, forse il barbuto che comanda da lassù penserà che il suo destino non è ancora arrivato al traguardo. Forse è consapevole del fatto che la merdaccia anziana ha ancora un compito da portare al termine: far sorridere la famiglia dello zoo. Questo è Alan in Love. Questo è Alan in Love. Pronto? Mi dica tutto. Aia. Mi dica tutto. Chi sei? Ma ha chiamato lei? Chi? Io ho chiamato? Sì. No, guardi, io non ho chiamato nessuno. Guardi, a me è squillato il telefono e mi ha risposto lei. Allora io le dico, mi dica tutto. Cosa le devo dire? Ma scusami, no, io non ho chiamato. Ma posso sapere chi sei? Qui base terra? Ecco. Alfio. Signora, mi scusi, no, l'ho messa in contatto con l'ufficio passaporti di Miami. Aia. Oddio santo, ma io non lo sapevo. Ha detto sono da Milano, ma ha detto. No, lui è responsabile dell'ambascella. Ambascella. Ho capito. Signora, è successo un casino. Hanno cambiato il regolamento. Siccome lei deve fare il documento per entrare negli Stati Uniti, si ricorda il quadro 1,60 m per 1,20 m con la cornice gotica? Sì, sì, sì. Niente, invece hanno cambiato il regolamento. Adesso il signore qua, che le passo, le spiega esattamente che cosa deve fare. Ah, ecco che mi ha detto, io lo avevo chiamato, io non ho chiamato. No, perché lei è monogoloide. Non so il numero. Lei è monogoloide, giusto? Esatto, appunto, io sono monogoloide e sono la moglie di Aldo Basso. Brava, adesso glielo dica, il commendator Zambel gli spiega tutto. Guardi, signora, allora io innanzitutto le dico che non va più bene il quadro, ma lei deve fare una scultura a grandezza naturale. Lei quant'è alta? 1,70. Cosa sta dicendo, signora? Chi è? Brigitte Nielsen? Dovete avere la foto, perché basta che chiedete Alessandro. Signora, non mi dica bugie. Lei quant'è alta? Quant'è alta? Quant'è alta? 1,60, 1,60. 1,60, 1,60, ok. Sì, sì, infatti, esatto. Questo è un bel parametro, signora. Lei è 1,60 per 1,60, giusto? Bravo. È un frigorifero tipo. Un tipo di frigorifero. Esatto. Lei, signora, quante mani ha? Quante mani ho? Due. Ne ho mica 10, vero? Non lo so, signora. Se vuole fare anche qui di piedi, sono 4. Guardi, signora, in America vogliono sapere tutto. Lei magari aveva una mano in meno, io cosa ne so? Una mano in meno? Sì. No, allora cosa faccio? Allora, signora, lei ha il cazzo? È il casco? È il casco? Cosa vuol dire? Lei ha un casco, signora? No. No. Il cazzo? Neanche. Quanti buchi ha? Oddio, ce n'ho uno solo. Addirittura, fa tutto da lì. Ma certo. Mangia da lì, cacca da lì. No. Ascolta la musica da lì. Cagare fisso da una parte e cagare chi è cago di dietro del sedere. Come fanno tutti i cristiani, come fai tu? Tu non caghi fuori? Allora, signora, io, siccome sono una, culo? Siccome io sono una persona educata, le ho chiesto quanti buchi ha. Non ho detto lei non tu ha. Scusi, è una persona educata. Due buchi. Allora, uno davanti e uno di dietro. Ok. Per pisare e di dietro cagare. Ok. E i buchi delle orecchie le ha? A me i buchi delle orecchie per forza se li vuoi sentire, se no lei neanche perché tu parli. Allora sono già 4, signora. Allora sono già 4, giusto? 4, esatto. E col naso fa 5, allora. No, sono 6. Signora, è 6. Lei quanti buchi nasali ha, scusi?
Allora, lei quindi mi ha un buco davanti e un buco di dietro, giusto? Giusto. Allora, signora, lei ha otturato qualche buco? Perché? No. Col cemento, qualcosa, ha fatto qualcosa così? No. Niente. Tutto così, va tutto bene. Tutto posto e tutto bene. Ok. Signora, lei quando gode, che vocale usa? La E, la U, la O? Col V. Libratore. Ma lei fa O U. E anche O. Tutte e due? Sì, tutte e due. Va bene, allora per me siamo a posto, adesso le passo. Il mondo! Finalmente! Si è fermato mai! Mai un momento! Pronto? Pronto? Amore! Ciao, come stai? Ciao amore, ascolta, allora stiamo organizzando per il tuo compleanno qua in America, Miami, no? Sì, grazie mille, tutto quello che fai per me sei tanto buono, ti voglio amore, grazie. Lo sai che per te questo è altro, però chi comanda? Tu, sempre tu. Vai, devi fare brava. Allora, due cose. Una, adesso ti passo un ragazzo dello staff tecnico dell'American Airlines. Perché? Perché praticamente per salire sull'aereo devi fare una cosa, amore, che lo so che magari ti dà un po' fastidio, però dovresti farla. Sì. Tu... Madonna santa, io non sono mai andata nessun aereo. Lo so, amore, per quello te lo dico, però siccome prima ci sono i controlli, devi fare una cosa molto importante. Tu puoi rispondere al telefono? Mentre c'hai in bocca il pene di Pietro. No. Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love.